Allora, do per scontato la teoria sulle serie di potenze. In ogni caso, diciamo, vi ricordo soltanto che le serie di potenze sono delle serie della forma somme per n che va da 0 più infinito di a con n x alla n, dove a con n è una successione numerica che vi permette di stabilire il raggio di convergenza di queste serie. Poi, in realtà, avete, diciamo, il teorema sulla convergenza delle serie di potenze vi dà informazioni sul tipo di convergenza di tali serie. Questa che ho scritto in realtà è una serie di potenze, si dice centrata in zero, che è la forma più generale, è quella del tipo somme per n che va da 0 più infinito di a con n x meno x con 0 alla n. Quindi quando x con 0 è diverso da 0 si chiama questo il centro della serie e l'intervallo di convergenza, appunto l'insieme di convergenze delle serie è un intervallo centrato in x con 0 e diciamo, i coefficienti della serie, come vi ho detto già prima, vi permettono di identificare il raggio di tale intervallo. Il primo esercizio che vi propongo è la seguente serie di potenze, somme per n che va da 1 a più infinito di 9x elevato ad n fratto n fattoriale. Allora, come vedete, è definita per ogni x appartenente ad R, quindi non abbiamo nessuna richiesta per quanto riguarda, diciamo, l'essere ben definita per le successioni di funzioni che la definiscono. E osserviamo che è della forma sopra se scegliamo come a con n la successione numerica 9 alla n fratto n fattoriale. Vedete, questa potenza n la potete separare su 9x, quindi siamo nella forma, diciamo, di una serie di potenze centrate in 0, quindi nel nostro caso x con 0 è uguale a 0. Cosa dobbiamo fare quando abbiamo a che fare con serie di potenze? La prima cosa è calcolare il raggio di convergenza. Il raggio di convergenza, chiamiamolo ρ, il raggio di convergenza della serie, raggio di convergenza, si ottiene in che modo? Facendo il reciproco uguale, quello chiamiamolo r alla meno 1, facendo il reciproco di questo numero r, dove r non è altro che il limite per n che tende a più infinito della radice ennesima del valore assoluto di a con n. Quindi è un calcolo esplicito che bisogna fare per trovare il raggio di convergenza di queste serie. Mettiamo al posto di a con n la nostra successione e otteniamo che questo è uguale al limite per n che tende a più infinito della radice ennesima. Adesso qui devo mettere il valore assoluto di a con n, ma i nostri a con n sono tutti positivi, fatemi allungare la radice, e quindi viene di 9 alla n fratto n fattoriale, che si può scrivere tirando fuori il 9 come appunto il limite per n che tende a più infinito, mettiamoci qui fuori il 9, di 1 fratto la radice ennesima di n fattoriale. Come procediamo per calcolare questo limite? Ricordiamo la formula di Stirling che vi permette di stabilire il comportamento asintotico di n fattoriale confrontandolo con un'altra successione, la formula di Stirling che dice in sostanza che il limite per n che tende a più infinito di radice di 2π greco n che moltiplica n fratto e tutto elevato ad n diviso n fattoriale è uguale a 1, che in altri termini ci dice in sostanza equivalentemente che n fattoriale si comporta quindi asintoticamente equivalente alla radice di 2π greco n per n fratto e elevato ad n. Usando questa formula possiamo continuare ad andare avanti qui nell'uguaglianza e scrivere che quindi r uguale a 9, posso scrivere per il limite per n che tende a più infinito, ora al posto della radice ennesima di n fattoriale posso mettere la radice ennesima di questo termine, della radice eccetera eccetera. Quindi in particolare viene, lo possiamo scrivere così, come 2π greco n. Devo metterlo sotto radice ennesima, c'è già una radice quadrata, quindi in totale viene 1 su 2n, e poi la radice ennesima di n su e alla n è banalmente n su e. E quindi questo ancora si può scrivere come, adesso e lo possiamo tirare fuori dal limite, quindi viene 9 fratto e, limite per n che tende a più infinito di 1 fratto n per 2π greco n alla 1 su 2n, 1 su n, 1 su 2n. Questa quantità tende ad 1 quando n va all'infinito, la potete scrivere sotto forma esponenziale per accorgervene o per convincervi.
E quindi complessivamente tutto questo limite fa 0 per la presenza di n al denominatore. Che questo limite tende a 1 quando n va all'infinito, ve ne potete accorgere se vi scrivete 2π greco n elevato alla 1 su 2n come e elevato alla 1 su 2n per il logaritmo naturale, tipo log, di 2π greco n. Vedete, all'esponente avete una forma indeterminata, infinito su infinito, ma la potenza vince sul logaritmo e quindi complessivamente tutto questo, l'esponente tende a 0, quindi e alla 0 tende a 1 quando n va all'infinito. Quindi abbiamo ottenuto che r uguale a 0. Sapete bene qual è la convenzione, che nel caso in cui r uguale a 0 il raggio di convergenza fa più infinito, e quindi possiamo concludere che per la teoria sulle serie di potenze, la serie, chiamiamola asterisco, che è la nostra di partenza, converge assolutamente, puntualmente, in tutto R e totalmente in ogni intervallo chiuso e limitato di R. Ok? Faccio giusto un'osservazione, l'esercizio è completato, ma faccio giusto un'osservazione che vi può essere utile, che in sostanza vi permette di calcolare il limite che abbiamo visto sopra in altro modo se esiste il limite per n che tende a più infinito del valore assoluto di a con n più 1 sia su a con n ed è uguale a un certo L appartenente a R ampliato, allora esiste il limite per n che tende a più infinito della radice ennesima del valore assoluto di a con n e coincide con L. Questo per dirvi che nell'esercizio sopra, se avessimo calcolato il limite del rapporto, sarebbe stato più facile dedurre che il raggio di convergenza è più infinito, perché nel caso sopra, se fate il limite per n che tende a più infinito del rapporto tra a con n più 1 e a con n, questo è uguale al limite per n che tende a più infinito, chi è a con n più 1? I moduli li possiamo togliere, tanto sono quantità positive, e 9 alla n più 1 fratto n più 1 fattoriale devo fare per a con n, per 1 su a con n, quindi ho n fattoriale fratto 9 alla n. Come vedete, semplificando, 9 alla n si semplifica col 9 alla n più 1, rimane 9 il numeratore, n più 1 il denominatore, e questo è chiaramente più facile rispetto a quello precedente. Potete decidere di utilizzare un calcolo o l'altro, a condizione appunto che il limite del rapporto esista. R ampliato, quando scrivo R ampliato, ragazzi, intendo R unito più o meno infinito. Il limite deve esistere. Ma può essere tranquillamente finito o infinito. Allora, questa volta la serie che abbiamo è fatta in questo modo: somme per n che va da 1 a più infinito, cioè abbiamo n fattoriale al numeratore, x meno 4 alla n fratto 1 per 3 per 5 per 2n meno 5 per 2n meno 3. Adesso quello sotto, quello che ho scritto sotto è il prodotto di termini dispari. Adesso non so come si chiama, bifattoriale, adesso non voglio introdurre notazioni diverse. Quindi questa risulta essere una serie di potenze, questa volta però è centrata in x con 0 uguale a 4. Anche qui dobbiamo procedere allo stesso modo. A questo punto sfruttiamo l'osservazione che ho appena fatto per calcolarci R, che è il reciproco del raggio di convergenza, e che è pari al limite per n che tende a più infinito di a con n più 1, il valore assoluto di a con n più 1 su a con n. Anche in questo caso i moduli ce li possiamo dimenticare perché si tratta di quantità positive, e quindi chi è a con n più 1? A con n più 1 è n più 1 fattoriale fratto, adesso devo mettere al posto di n più 1, quindi avrò 1 per 3 per 5 per il fattore 2n meno 5 diventa 2n meno 3, perché n è diventato n più 1, e il fattore 2n meno 3 diventa 2n meno 1. Questo è a con n più 1, devo moltiplicarlo per 1 su a con n, e quindi 1 per 3 per 5 per 2n meno 5 per 2n meno 3 fratto n fattoriale. Quindi adesso iniziamo a semplificare, n fattoriale si semplificherà con l'n più 1 fattoriale, rimarrà il numeratore n più 1, e poi tutti questi fattori si semplificano fino al denominatore, posso semplificare fino al 2n meno 3, quello precedente era il 2n meno 5, che semplifico completamente con il numeratore. E quindi questo è praticamente il limite per n che tende a più infinito di n più 1 fratto 2n meno 1.
che è uguale a un mezzo. La serie converge assolutamente puntualmente in l'insieme degli x per cui x-4 è minore di 2, cioè l'intervallo 2-6. Ora, a differenza di prima, in questo caso abbiamo un intervallo limitato, mentre prima avevamo tutto R. Quello che la teoria vi dice è come diventa la convergenza all'interno dell'intervallo, ma nulla vi è detto agli estremi dell'intervallo. Per cui, diciamo, lo studio della serie agli estremi dell'intervallo deve essere fatto, diciamo, caso per caso. Quindi vediamo che cosa succede negli estremi e quindi mettiamoci nel caso x uguale a 2 per iniziare. Nel caso x uguale a 2 la nostra serie diventa somme per n che va da 1 più infinito di. Allora guardate un attimo, ci abbiamo l'n fattoriale. Quando x uguale a 2, qui c'ho 2 meno 4 che fa meno 2 e quindi ci avrò un meno 1 alla n per 2 alla n. Fratto 1 per 3 per 5 fino ad arrivare a 2n-5 per 2n-3. Allora, intanto osserviamo subito che si tratta di una serie a segni alterni, perché vedete, abbiamo un termine, un fattore positivo che è l'n fattoriale per 2 alla n fratto il denominatore, però c'è questo meno 1 alla n che alterna i segni. Ora, che cosa fa questa serie? Consideriamo il valore assoluto di a con n. Ora, il valore assoluto di a con n, scriviamocelo, è tutto tranne il meno 1 alla n. In sostanza, per togliere il segno, devo dimenticarmi di questo meno 1 alla n. Quindi è 2 alla n, e poi ci abbiamo 1 per 2 per 3 per n, fratto 1, scusate, questa fatemela chiamare un attimo, somme per n che va da 1 a più infinito di a con n, altrimenti non si capisce chi è questo è meno 3. Questo è il valore assoluto di a con n. Di cosa ci accorgiamo? Allora, quanti fattori abbiamo al numeratore? Al numeratore questi sono n fattori. Al denominatore invece ne abbiamo n-1. Allora 2n-5, 2n-5 quando n è uguale a 3 vi dà l'1, 2n-3 quando n è uguale a 3, 3 per 2 6 meno 3 è 3, quindi sotto ci avrò 1 per 3. Vedete? Sopra c'è sempre un fattore in più. Quando n è uguale a 4, vediamo un attimo, la con 4 in valore assoluto è 2 alla quarta per 3 per 5. Va bene? Quindi sotto ho sempre un fattore in meno. Adesso vediamo questo come ci permette di dire qualcosa su a con n. Se io inizio a scriverlo in questo modo, guardate, 2 alla n lo metto da parte. Poi siccome sopra c'ho sempre un fattore in più, l'1 lo metto da parte, 2 su 3, avrò 3 su 5, avrò 4 su 7, fino ad arrivare a n-1 fratto 2n-3, va bene? E a questo punto sono gli n-1 comuni sopra e sotto, però sopra resta anche un fattore in più che è n. Li sto raggruppando a 2 a 2, tenendo conto del fatto che sopra c'è un fattore in più, che è questo n che rimane senza denominatore. Adesso, come sono tutti questi termini? 2 su 3, 3 su 5, 4 su 7 e così via. Questi termini sono del tipo k fratto 2k-1, con k che va da 1 ad n-1. Vedete, 2 su 3 è come se fosse, prescelgo il posto di k2 e sotto c'ho 3, scelgo il posto di k3 e sotto c'ho 5. Ok? Ora, se sono di questo tipo, tutti questi termini, posso tutti quanti dire che sono maggiori di un mezzo, perché 2k è maggiore di 2k-1. E quindi che cosa ottengo usando questa minorazione? Ottengo che il valore assoluto di a con n è maggiore di. Il 2 alla n lo tengo, l'1 me lo dimentico, e quindi ciascuno di questi, fino ad arrivare a questo, sono tutti maggiori di un mezzo. Ma quanti termini sono questi? Erano n-1. L'1 l'ho trascurato, quindi in totale sono n-2. Quindi questo è maggiore di 2 alla n per un mezzo alla n-2, e poi mi rimane n. E questo chi è? Vedete, il 2 alla n si semplifica, mi rimane un 2 al quadrato al denominatore, anzi un 2 alla meno 2 al denominatore, e che quindi significa 4n. E quindi che cosa ho scoperto? Ho scoperto che il valore assoluto di a con n è maggiore di 4n, ma 4n quando n va all'infinito va più infinito. E quindi ho scoperto, per confronto, che anche a con n va più infinito. E questo che cosa vi dice? Questo vi dice che la serie nel caso x uguale a 2 non può convergere. Pertanto, possiamo scrivere così: a con n non tende a 0
n che va all'infinito. Perché? Perché se tendesse a 0 la con n, dovrebbe tendere a 0 anche il modulo di a con n, ma il modulo di a con n tende a più infinito. Quindi la con n non tende a 0 per n che tende all'infinito, e quindi, condizione necessaria non è verificata, la serie, quella valutata in x uguale a 2, non converge. Quindi abbiamo ottenuto che la serie non converge in x uguale a 2, ma lo stesso discorso lo potete fare in x uguale a 6. In x uguale a 6, che cosa, come diventa la vostra serie? La vostra serie diventa somme per n che va da 1 a più infinito di n fattoriale, 6 meno 4 fa 2, 2 alla n, fratto 1 per 3 per 5, eccetera, eccetera, per 2n meno 5 per 2n meno 3. E questo è proprio somme per n che va da 1 a più infinito del modulo di a con n. Era lui il modulo di a con n. Il modulo di a con n era quello senza il segno. E quindi, per lo stesso motivo, anche questa serie non converge, perché termine, diciamo, il termine generale di questa serie tende a più infinito. Ok? Che non converge perché il modulo di a con n tende a più infinito quando n tende a più infinito. Quindi, agli estremi la serie non converge, rimane quello che sapevamo prima, che la serie converge assolutamente puntualmente nell'intervallo 2-6 e totalmente in ogni compatto contenuto in 2-6. Sì, questo terzo punto ve lo lascio fare perché non c'ha niente di particolare. E quello che vi dico soltanto è per il punto C che dovrebbe venirvi, vi dico i risultati: il raggio di convergenza uguale a 1, e poi dovreste avere praticamente che la serie deve convergere. Ma vi scrivo direttamente il risultato. Dovreste avere, quindi, convergenza puntuale. Vi scrivo il risultato, per il punto C. Convergenza puntuale in meno 1, 1. No, incluso il meno 1. Convergenza puntuale in meno 1, 1, con 1 aperto. Poi, convergenza assoluta puntuale in meno 1, 1, aperto. Uniforme in meno 1 a per ogni a strettamente più piccolo di 1, e totale in ogni compatto contenuto in meno 1, 1. Allora facciamo la serie per n che va da 1 a più infinito. Allora qui ci abbiamo n più 1 elevato ad n fratto n fattoriale per x alla n. Allora questa è una serie centrata in 0, x con 0 uguale a 0. Adesso sarò un po' più rapida in queste osservazioni. E il nostro a con n è n più 1 alla n su n fattoriale. Quindi calcoliamoci il raggio di convergenza. Quindi parto da R, che ho definito essere il limite per n che tende a più infinito della radice ennesima di a con n, e nel nostro caso a con n è n più 1 elevato ad n fratto n fattoriale. Questo è uguale, anche qui utilizzo la formula di Stirling, e quindi mi scrivo n fattoriale asintoticamente equivalente alla radice di 2 pi greco n per n fratto e alla n, per ottenere che questo è uguale al limite per n che tende a più infinito. Qui sto usando la formula di Stirling che vi ho ricordato prima. Quello che viene è questo: l'n più 1 esce fuori dalla radice, scusate, non c'è n, fratto, al denominatore avrete n fratto e, di nuovo qui compare quello di prima, cioè la radice duennesima di 2 pi greco n. E quindi tutto questo converge ad e. Quindi il raggio di convergenza è uguale a 1 su e. E quindi di sicuro la serie converge, abbiamo da qui convergenza assoluta puntuale nell'intervallo meno 1 su e, 1 su e. Quindi anche qui tocca studiare gli estremi. Quindi vediamo cosa succede agli estremi. Quindi cosa succede per x uguale a meno 1 su e. Come diventa la nostra serie? Diventa la somma per n che va da 1 a più infinito. Questo meno 1 su e significa che ho un segno alternante, quindi ho meno 1 alla n, n più 1 elevato ad n. Avevamo l'n fattoriale, gli devo aggiungere e elevato ad n perché ho x alla n, e x alla n è meno 1 alla n fratto e alla n. Allora, questa è una serie numerica a segni alterni, perché? Perché se questa la scriviamo così, come se somme per n che va da 1 a più infinito di a con n, scusate, di scriverla a segni alterni, quindi scrivo meno 1 alla n a n. Allora, quello di cui ci accorgiamo è che intanto gli a con n sono positivi per ogni n, poi
la con n è asintoticamente equivalente a n più 1 alla n fratto, al posto di n fattoriale metto radice di 2π greco n per n fratto e alla n per e alla n. Adesso posso semplificare e, quindi questa posso scriverla anche come n più 1 fratto n tutto alla n, lo posso scrivere come 1 più 1 su n elevato ad n per 1 fratto la radice di 2π greco n. E questo, quando n tende all'infinito, questo tende ad e questo tende a 0, e quindi complessivamente tutto questo tende a 0. Quindi significa che la mia successione con n è infinitesima, e inoltre quello che è vero è che la mia successione è decrescente, cioè a con n più 1 è minore o uguale di a con n per ogni n appartenente a n. Sto verificando la 1, la 2, la 3, perché nel caso di serie numerica a segni alterni io ho soltanto a disposizione il criterio di Leibniz per stabilire la convergenza. Verifichiamo appunto che è decrescente, verificando quindi che n più 2 devo scrivere, no? Perché devo fare al posto di n, devo scrivere n più 1, quindi n più 2 elevato alla n più 1 fratto n più 1 fattoriale per e elevato alla n più 1 deve essere minore o uguale di n più 1 alla n fratto n fattoriale per e alla n. Adesso vediamo se questa è soddisfatta. Intanto semplifichiamo quello che possiamo semplificare. L'e alla n si semplifica con e alla n, poi l'n fattoriale lo posso semplificare con l'n più 1 fattoriale, rimane n più 1, e quindi questa disuguaglianza equivale a quale disuguaglianza? Vedete, adesso io che cosa faccio? Raccolgo, lascio e al denominatore qui, quindi fatemelo scrivere così. Ah, ecco, cosa possiamo semplificare ancora? Adesso guardate un attimo, ragazzi, questo n fattoriale l'ho semplificato con l'n più 1 fattoriale, è rimasto un n più 1, e questo n più 1 può essere messo qui al secondo membro, dove c'ho già n più 1 alla n, e quindi viene che, fatemelo scrivere così, che 1 su e, che è quello che resta al primo membro, è minore uguale di n più 1 fratto n più 2 tutto alla n più 1. Ma questo adesso come lo possiamo scrivere? Questo lo possiamo scrivere come, aspettate, fatemi fare un altro passaggio, passiamo ai reciproci. Questo equivale a dire, così è più facile vederlo, questo equivale a dire che e è maggiore o uguale di n più 2 fratto n più 1 elevato alla n più 1. Adesso questo lo scriverò così, come n più 1 più 1 fratto n più 1 alla n più 1, e adesso spezzando questo viene 1 più 1 fratto n più 1 elevato alla n più 1. E questa disuguaglianza che ho provato, cioè questa che risulta essere equivalente alla monotonia delle con n, è vera per ogni n. Perché? Perché questa è vera per ogni n? Perché sappiamo che la successione 1 più 1 su n alla n tende crescendo ad e, quando n va all'infinito. E quindi che cosa significa che tende crescendo ad e? Che raggiunge e soltanto al limite, e quindi che e è il sup di questa successione, quindi è maggiore o uguale di 1 più 1 su n più 1 alla n più 1 per ogni n. Va bene? Essendo questa vera, abbiamo dimostrato che la successione numerica a con n verifica le condizioni del criterio di Leibniz, e quindi possiamo dedurre che la serie converge nel punto x uguale a meno 1 su e per il criterio di Leibniz. Ok, ragazzi? Adesso, che cosa succede invece nel secondo estremo? Quindi per x uguale a 1 su e. Allora, per x uguale a 1 su e, adesso non abbiamo più i segni alternati, e quindi la nostra serie diventa somme per n che va da 1 più infinito di n più 1 alla n fratto n fattoriale per e alla n. Adesso, come facciamo a capire il carattere di questa serie? Usiamo ancora la formula di Stirling, che è molto utile, che ci permette di dire che il termine, questo chiamiamolo somme per n che va da 1 a più infinito di b con n, che b con n è asintoticamente equivalente a n più 1 alla n, al posto di n fattoriale metto la radice di 2π greco n per n alla n, e mi fermo qui perché avrei un e alla n al denominatore, ma si semplifica con e alla n che ho sotto linea di frazione, e che si può scrivere come 1 più 1 su n alla n, questo trucchetto l'avete visto già, per
per 1 sulla radice di 2π/n. Questo che cosa significa ancora? Questo prodotto è asintoticamente equivalente a e fratto la radice di 2π per 1 sulla radice di n, perché questo tende ad e, il primo fattore tende ad e quando n va all'infinito, e questo qui è il termine generale di una serie che diverge, perché va come 1 su n all'alfa con alfa più piccolo di 1, minore o uguale di 1, termine generale di una serie divergente. E quindi posso dedurre per confronto, pertanto, in x uguale a 1 su e la serie non converge. Quindi riassumiamo quello che abbiamo ottenuto. Abbiamo ottenuto convergenza puntuale in meno 1 su e, virgola 1 su e, convergenza assoluta puntuale in meno 1 su e, 1 su e. Devo togliere meno 1 su e perché se gli metto il modulo non converge più, perché è lo stesso carattere della serie che in 1 su e, che abbiamo detto non convergere. Convergenza, attenzione, qui sto applicando il teorema di Abel che avete visto. Vedete, la serie converge puntualmente in meno 1 su e, quindi avete convergenza uniforme in tutti gli intervalli del tipo meno 1 su e A chiuso, in ogni compatto che contiene meno 1 su e, e staccato da 1 su e, quindi convergenza uniforme in meno 1 su e, virgola, chiamiamolo A, con A strettamente minore di 1 su e, e poi avete convergenza totale in ogni compatto contenuto nell'intervallo in cui avete convergenza assoluta puntuale, contenuto in meno 1 su e, 1 su e. La serie successiva ve la lascio per esercizio: somme per n che va da 1 a più infinito di n fattoriale x alla n fratto n alla n. Ve la lascio per esercizio questa, che non ha niente di difficile, e invece vi faccio l'altra, che c'è un parametro, che è questa ve la lascio per esercizio. Poi invece vi faccio l'altra, che è la somma per n che va da 1 a più infinito di 1 meno na elevato alla n meno 1 x alla n fratto n fattoriale. Ovviamente qui c'è un parametro, quindi il carattere di questa serie dipenderà anche dal parametro. Intanto iniziamo a vedere se esiste il limite del rapporto di e con n più 1 su con n, che sembra essere più facile. Verifichiamo se esiste il limite, vabbè, serie di potenza centrata in 0 per n che tende a più infinito di a con n più 1 su a con n. Se questo limite esiste, abbiamo detto essere uguale al limite della radice, per cui il raggio di convergenza sarà il reciproco di questo. Quindi cosa dobbiamo calcolare? Dobbiamo calcolare il limite per n che tende a più infinito di chi è a con n più 1? A con n più 1 in valore assoluto 1 meno na meno a elevato ad n fratto, il valore assoluto l'ho messo solo laddove il termine può essere negativo, n più 1 fattoriale, fratto a con n, quindi è n fattoriale fratto 1 meno na elevato alla n meno 1. Questo è con n più 1 su con n. Semplifichiamo n fattoriale, con n più 1 fattoriale rimane n più 1 al denominatore. Adesso cosa facciamo per calcolare questo limite? È utile raccogliere 1 meno na meno a alla 1, perché vedete qui c'è un 1 meno na alla n meno 1, quindi questa potenza n la spezzo come 1 più n meno 1, e quindi scrivo il limite per n che tende a più infinito di 1 meno na meno a fratto n più 1, e poi invece qui mi resta 1 meno na meno a fratto 1 meno na alla n meno 1. Ho semplicemente raccolto la potenza 1. Questo lo possiamo scrivere come pezzo qui la somma, e quindi viene 1, adesso fatemi anche cambiare i segni, più a fratto na meno 1, tutto alla n meno 1. Adesso è chiaro che quello che voglio costruirmi è il limite notevole. Per costruirmi il limite notevole, l'esponente dovrebbe essere na meno 1, e quindi inizio a moltiplicare per a l'esponente. Chiaramente se moltiplico per a, poi devo dividere per a, e quindi viene un fattore che è 1 più a fratto na meno 1 alla, io voglio na meno 1, quindi devo anche aggiungere e togliere 1, quindi l'na meno 1 lo metto qua, e poi che cosa resta? Resta lui stesso, cioè 1 più a fratto na meno 1, alla rimane 1 meno a, e tutto questo è elevato alla 1 su a. Ora, tutti questi ragionamenti sono significativi, vedete che ho fatto qui, ho elevato alla 1 su a. Appena faccio questo ragionamento devo dire a deve essere diverso da 0, altrimenti non ha senso tutto quello che sto scrivendo. E una volta spezzato
fissato in questo modo, nel caso A diverso da 0, quello che vi accorgete è che quando mandate n all'infinito, questo qui tende ad 1, perché questo addendo A fratto n A meno 1 tende a 0, e invece questo che è messo qui tra le parentesi, scusate, in valore assoluto con n A meno 1, tende ad E elevato ad A. Siccome c'è anche 1 su A all'esponente, quindi tutto quello che è in parentesi tonda, tutto questo tende per n che tende all'infinito ad E. Quindi complessivamente questo limite è uguale. Allora, adesso facciamo la distinzione. Se A è diverso da 0, da questa parentesi tonda abbiamo avuto E, e poi ci rimaneva questo termine qui, questo fattore qui, che quando n va all'infinito tende al valore assoluto di A. Mi convince? Perché devo fare il rapporto dei coefficienti dello stesso grado, e però il numeratore sta in valore assoluto, quindi viene A per E, se A è diverso da 0. Se A è uguale a 0, non c'è bisogno di fare nessun conto, perché se A è uguale a 0, questo viene banalmente, guardate, non c'è bisogno di fare tutti questi spezzamenti. Se A è uguale a 0, questi fattori, questi non ci sono, questo tende a 0 e questo tende a 1. Quindi complessivamente tutto tende a 0. Di conseguenza, il raggio di convergenza della serie è uguale a 1 fratto E per il valore assoluto di A quando A è diverso da 0, ed è uguale a più infinito se A è uguale a 0. Quindi, se A è uguale a 0, la nostra serie diventa la serie per n che va da 1 a più infinito di 1 fratto n fattoriale per x alla n, che converge assolutamente in R, perché il raggio è più infinito, e totalmente nei compatti di R. Mentre, se A è diverso da 0, abbiamo sicuramente convergenza assoluta puntuale, assolutamente puntualmente, nell'intervallo di centro 0 e di raggio meno 1 su E per il modulo di A, e 1 su E per il modulo di A, e totalmente nei compatti contenuti. Agli estremi dobbiamo vedere cosa succede per aggiungere eventualmente qualcosa in più sulla convergenza puntuale uniforme, totalmente nei compatti contenuti in esso. Vi scrivo in esso capite che si intende questo intervallo qui che ho scritto sopra. Va bene? Adesso vediamo cosa succede agli estremi. Quindi mettiamoci nel caso in cui x uguale a 1 su e per il modulo di A, e in questo caso la serie diventa somme per n che va da 1 a più infinito di 1 meno na alla n meno 1 fratto n fattoriale. Al posto di x devo mettere questo numero, e quindi ciò per 1 fratto e alla n per il modulo di a alla n. Nel caso x uguale a meno 1 fratto e per il valore assoluto di a è la stessa con un meno 1 alla n davanti, quindi somme per n che va da 1 più infinito di meno 1 alla n, e questa la chiamiamo somme per n che va da 1 a più infinito a con n, questo a meno 1 alla n a con n. Ok? Adesso, che cosa possiamo dire del carattere di questa serie? Consideriamo il valore assoluto di A con n. Allora, il valore assoluto di A con n, questo è uguale a quello che c'è scritto qui. Quindi a 1 meno na alla n meno 1 fratto n fattoriale per 1 fratto e elevato ad n per il valore assoluto di a alla n. Adesso quello che dovete usare è di nuovo Stirling. Dovete ricostruirvi in qualche modo di nuovo il limite notevole 1 più 1 su n alla n che tende ad E. Per concludere che, adesso qui ci sono, diciamo, dei passaggi algebrici che vi sto suggerendo e che non vi faccio, che vi chiedo di fare, per dire che alla fine tutto questo è uguale a qualcosa che è equivalente a un numero che in particolare vi dico che viene e elevato alla meno 1 su a fratto il valore assoluto di a per la radice di 2π greco, e questo radice di 2π greco viene proprio da Stirling, per 1 fratto n elevato alla 3 mezzi. Il fatto che il valore assoluto di n sia asintoticamente equivalente a questa scrittura per n che tende all'infinito, ed essendo questo il termine generale di una serie convergente, vi permette di concludere che queste due serie, pertanto la serie A con n e la serie meno 1 alla n A con n, convergono assolutamente, assolutamente, e quindi puntualmente. Quindi possiamo dire qualcosa di più allora sulla convergenza di questa serie? Che questa serie converge assolutamente, puntualmente, in meno 1 fratto E valore assoluto di A, 1 fratto E valore assoluto di A, e totalmente nei compatti in esso contenuti. Quindi posso prendere dei compatti che prendono anche gli estremi, meno 1 su E per il valore assoluto di A e 1 su E per il valore assoluto di A.